Allora, eccoci qua, partiamo. Siamo qua perché finalmente oggi presentiamo il GVT, il progetto ProSafe. Siamo entrati all'interno del progetto con alcune difficoltà, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il motivo per il quale abbiamo deciso sostanzialmente di entrare all'interno del GVT è perché attualmente nella nostra unità operativa non abbiamo un database clinico, per cui non abbiamo la possibilità di accedere ai nostri dati e come tutti sapete senza dati non siamo che persone con un'opinione, non conta niente quello che pensiamo, se non possiamo supportarlo in qualche modo. Attualmente noi abbiamo l'ARCPED che ci permette di raccogliere dati però solo sui pazienti pediatrici e che a breve probabilmente non sarà più usufruibile e una serie di dati che raccogliamo col foglio bianco, eccetera, che però vanno direttamente in regione ai quali noi non abbiamo possibilità di accedere in maniera semplice e fruibile per analisi, studi clinici e varie ed eventuali. Mettere su un database ex novo era particolarmente complesso, sia diciamo da un punto di vista informatico, logistico, statistico, sia soprattutto per ottenere diciamo, i permessi dell'azienda, per le regole della privacy e quant'altro. Per cui abbiamo deciso di aderire al gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva, cioè il GVT, che tutti voi immagino conosciate, e che ha la grande forza di appoggiarsi all'Istituto di Ricerche Mario Negri. Questo che vi ho riportato è il sito del GVT al quale potete liberamente accedere, nel quale trovate tutte le informazioni sul gruppo, lo statuto, informazioni sul forum, il meeting, eccetera. Io vi ho riportato qui lo statuto del gruppo, in cui si dice che è un gruppo collaborativo, con forma assolutamente volontaria, autofinanziato, che non ci pagano per mettere dentro i dati, eccetera, e in particolare le norme generali per l'utilizzo dei dati. Perché i dati che vengono raccolti all'interno del ProSafe possono essere utilizzati a fini scientifici anche da tutto il gruppo GVT. Nel momento in cui il lavoro venga pubblicato è necessario il diciamo, consenso del CTS, cioè del Comitato Tecnico Scientifico del GVT, e che il gruppo GVT o nel caso di authorship estesa a singoli partecipanti, chi partecipa alla raccolta dei dati, venga nominato e loro inoltre si mettono a disposizione anche per far usufruire di questi dati specializzandi o tesisti per tesi di laurea o specializzazione anche con il loro supporto per l'analisi dei dati e il lavoro. Il GVT attualmente ha una serie di progetti diversi in campo, sono alcuni molto interessanti, noi al momento abbiamo aderito solo a tre di questi, che sono il ProSafe, il Petalo Sorveglianza Infezioni e il Petalo Cardiochirurgico. Li chiamiamo ancora petali come retaggio dal vecchio Margherita, no? Per cui il ProSafe Core è il core stesso del programma, il centro della Margherita ed è sostanzialmente la raccolta dati su tutti i pazienti che entrano in terapia intensiva, siano essi adulti che pediatrici. L'acronimo è Promoting Patient Safety and Quality Improvement in Critical Care perché? Perché l'idea è proprio quello di rendere possibile il confronto tra terapia intensiva a livello non solo italiano ma anche internazionale, perché ormai all'interno del gruppo GVT ci sono anche terapie intensive europee e internazionali. È uno studio osservazionale, longitudinale e soprattutto prospettico e questo rende ragione del perché i dati debbano essere inseriti volta per volta, quindi non andandoli a recuperare, cosa che peraltro per il nostro setting è praticamente impossibile. A scanso di non avere dei dati non usufruibili, non corretti. E il progetto, come vedete, è in piedi dal 2011, in realtà da molto prima, perché raccogliere l'eredità del Margherita 2, che già dalla fine degli anni 2000 era iniziato, cioè alla fine del 2018 avevamo 207 terapie italiane partecipanti e oltre 80.000 pazienti arruolati. Il petalo infezioni o programma di sorveglianza infezioni, anche questo longitudinale, prospettico, osservazionale, e si pone come scopo quello di confrontare i diversi reparti, sia in termini di incidenza di infezioni, sia in termini di gravità di infezione, sia in termini di flora batterica prevalente e di incidenza di infezioni sostenute da germi multiresistenti, quindi particolarmente interessante. Il progetto è in piedi dal 2005, 118 le terapie intensive partecipanti con oltre 37.000 pazienti attualmente arruolati e dall'inizio del 2020 si è modificato in due petali, il petalo infezione full e il petalo infezione light e noi abbiamo aderito a entrambi i petali.
L'infezione full è il vecchio petalo infezione, quindi quello che fa il calcolo della gravità dell'infezione, valuta gli antibiotici, le terapie antifungine somministrate, eccetera. L'altro invece si concentra di più sui microrganismi che vengono isolati, sugli antibiogrammi, quindi sull'incidenza di MDR. E la responsabile per la compilazione del petalo infezioni sarà Sara Tomasini. E poi abbiamo, non potevamo non aderire al petalo cardiochirurgico. Petalo cardiochirurgico che è in Fieri dal 2018 con 18 terapie intensive partecipanti che con noi diventano 19 e oltre 7.600 pazienti arruolati e all'interno del petalo, come poi vedremo, ritroveremo moltissimi dei dati che noi in realtà già raccogliamo nel foglio giallo. C'è l'Euroscore, c'è l'Aristotle Score per il paziente pediatrico, quindi una serie di cose interessanti perché subito fruibili anche da tutti noi. E dati che non dovremo avere grosse difficoltà a raccogliere in tempo reale, cioè col paziente in terapia intensiva, e la responsabile del petalo cardiochirurgico è Chiara Capozzi. Qui vi ho riportato, sempre dal sito GVT, potete accedere al GVT Web. Vi avevo già mandato un messaggio pregandovi di iscrivervi al GVT Web, questo è un portale online sostanzialmente. Che vi permette di entrare all'interno del nostro centro e di entrare all'interno del forum, guardare le attività del centro. Sostanzialmente quello che vi troverete di fronte è questo, il nostro centro, ve lo ricordo, è l'IT593 e all'interno è possibile accedere anche all'analizzatore. L'analizzatore è praticamente uno strumento che il Mario Negri ci mette a disposizione, possono accedere i tre responsabili, ma è chiaro che poi verrà utilizzato per chiunque raccolga i dati e voglia utilizzare i nostri dati per farci qualcosa. E anche qua ci sono le norme per l'uso dei dati. Ovviamente se noi utilizziamo dati che riguardano i collettivi nazionali o regionali delle terapie intensive che affluiscono al GIVITI, dobbiamo chiedere comunque al Comitato Tecnico Scientifico l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati, ma i dati che derivano invece dalla nostra terapia intensiva sono dati che appartengono a noi, quindi non dobbiamo chiedere l'autorizzazione ovviamente a nessuno, possiamo utilizzare l'analizzatore per fare le analisi che ci servono per i nostri studi, report, congressi e quello che vogliamo. Alcune volte possiamo chiedere anche per magari analisi un pochino più particolareggiate il supporto del Mario Negri. Alla fine dell'anno il GVT rilascia il famoso report, che è un rapporto su come è andata la raccolta dati dell'anno, è un rapporto molto fitto e interessante, vi ho riportato solo alcuni stralci, ce n'è uno per ogni petalo al quale si andrà praticamente ad aderire. C'è quello nazionale e c'è quello invece del proprio centro. All'interno ci troveremo moltissime informazioni. Partiamo con la validità dei dati. Il PROSAFE è in grado di avere un indicatore preciso della completezza e validità dei dati, che è lo status del core. Si articola su cinque status. Lo status 1 è un record in cui ci sono degli errori o degli avvisi che non abbiamo ancora risolto. Lo status 2 è un record completo ma con dati mancanti, quindi senza errori ma con dati mancanti, scusate. Lo status 3 invece è un paziente con dati completi fino alla dimissione dalla terapia intensiva e senza errori. Status 4 è un record completo con l'esito ospedaliero che serve per molte delle analisi che il GVT fa e che non ha errori. Lo status 5 invece è un record incompleto con dati non recuperabili. Quindi è ben chiaro che il nostro scopo è quello di arrivare al 100% dei pazienti che entrano in terapia intensiva con il 100% di status 3 o 4. Il report viene presentato solitamente verso giugno, proprio perché loro danno un paio di mesi dalla fine dell'anno per riuscire a portare tutti i pazienti in status 3 a status 4, cioè avere anche l'esito ospedaliero di quelli che sono entrati in terapia intensiva in dicembre, per dire. Perché è importante? Perché per evitare bias di selezione, se il centro non completa in maniera adeguata la raccolta dati, cioè non la compila in maniera prospettica e loro lo vedono in real time perché vedono volta per volta come ci siamo, diciamo, mossi. Se abbiamo dei mesi nei quali l'inserimento risulta molto inferiore rispetto alla media o se la percentuale di pazienti status 3 o 4 risulta inferiore al 90%, quei dati non vengono analizzati. Questo vuol dire che si perde, per esempio in questo caso, 6 mesi su 12 ed è chiaro che loro lo fanno per
perché altrimenti l'attendibilità del dato non sarebbe più tale, però è chiaro che per noi a questo punto il report non avrebbe più significato. Quindi lo scopo di arrivare ad avere la corretta raccolta è per avere poi dei dati che possiamo usare, perché se no non ce ne facciamo assolutamente nulla. Tra le varie cose che troveremo nel report, ce ne sono tante, ve ne ho portate solo alcune, perché sennò non finiamo più. Indicatori ad esempio di utilizzo, come tasso di occupazione, indice di rotazione, intervallo di turnover, che sono tutti importantissimi per valutare la qualità del lavoro in terapia intensiva. Ci sono una serie di descrittive paziente che partono dalla BMI, eccetera, ce ne sono veramente molte, tra cui anche la mortalità ospedaliere predetta in base agli indici di gravità, sia adulti che pediatrici. Le infezioni, ad esempio, possiamo valutare l'evolutività dell'infezione all'interno della terapia intensiva, quindi il grado di gravità al quale il paziente arriva durante la degenza, così come degli indici quali ad esempio l'incidenza di VAP, che vengono così calcolati, o anche di infezioni e batteriemie da catetere e catetere correlate, tutti indici di qualità del lavoro in terapia intensiva. E poi diciamo la parte grossa è quella che fa l'analisi della mortalità, che è la parte del report che tutti aspettano di più. C'è il famoso modello prognostico del GVT, ci sono analisi di mortalità tra osservati e attesi e particolarmente le tre curve che sono alla forest plot, che è un grafico che praticamente permette di confrontarci con tutte le altre terapie intensive che afferiscono al centro. In pratica, come potete vedere, c'è una linea tratteggiata che sarebbe l'1, cioè osservati attesi uguale a 1, e poi tutte le terapie intensive che si discostano verso destra sono quelle che hanno una maggiore mortalità rispetto a quello che era atteso in base agli score di gravità dei loro pazienti. Tutti quelli che si discostano verso sinistra sono quelli che invece vanno, tra virgolette, meglio. E il centro viene chiaramente evidenziato in maniera da sapere non solo qual è il vostro andamento, ma anche rispetto alle altre terapie intensive che partecipano al progetto, che tipo di risultati si possono avere. E le barrette ovviamente sono gli intervalli di confidenza. C'è l'analisi della mortalità col VLAD, anche questa è una curva secondo me molto intuitiva, molto carina da avere, ed è proprio come un grafico della borsa per capirci, per cui in base anche qui alla percentuale, al rischio di mortalità del paziente, in base alla gravità del paziente, si calcola il successo come un valore positivo e l'insuccesso come un valore negativo, per cui si crea un grafico che se va verso l'alto chiaramente indica un miglior andamento e quindi una migliore performance del centro con una riduzione della mortalità osservata rispetto a quella attesa. E infine la banda di calibrazione, anche questo è un grande must del GVT. E anche questa è praticamente una banda che vede una bisettrice, che sarebbe ovviamente la uguaglianza tra atteso osservato, e poi vedete due intervalli di confidenza, l'80% in linea chiara e il 95% in linea più scura. Praticamente quando la banda si sposta verso destra, uno ha un miglioramento della mortalità, quindi praticamente muoiono meno di quanto predetto. Quando ci spostiamo verso sinistra, quindi verso l'alto, muoiono di più, e anche questo è molto intuitivo per vedere qual è l'andamento della nostra terapia intensiva. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico e dalla Direzione Generale già alla fine dello scorso anno. Il tempo intercorso da allora ad adesso è servito per permettere al CED di organizzarsi. È stato creato un server che è attualmente al CED, che contiene il master del ProSafe, cioè il computer che contiene tutti i dati e che comunica direttamente col Mario Negri. Qui in reparto sono stati invece installati i cosiddetti client, cioè dei computer che comunicano con il master che è al CED, e li trovate nel box 5, nel box 6, nel box 7, nello studio medici e nello studio donne. Questo per permettere a chi lavora di rimanere nel suo box e compilare il ProSafe senza dover uscire, quindi ce n'è uno per ogni box, tranne che all'8. Essendo stato approvato dal comitato etico, c'è ovviamente la necessità per la privacy di avere il consenso, acquisire il consenso per l'utilizzo dei dati e consegnare l'informativa. Le informative sono già pronte e stampate, sono diverse tra adulti e pediatrici, le trovate nello studio medici nel faldone blu con scritto ProSafe, all'interno del quale poi dovrete anche mettere i consensi che vengono raccolti. E
nel reparto di pediatria, nell'ambulatorio pre-recovery, nei reparti adulti, insomma in tutti i posti in cui noi raccogliamo il consenso pre-anestesiologico perché durante la visita preanestesiologica bisogna far firmare anche per il consenso alla raccolta dati del ProSafe e consegnare l'informativa. Abbiamo fatto una proposta di raccolta dati, cioè una proposta, un progetto per far sì che la raccolta dati sia esattamente prospettica, come dovrebbe essere, e cercare di perdere meno pazienti possibili. Per perdere meno pazienti possibili intendo che il nostro obiettivo è il 100% dei pazienti che entrano devono essere compilati per noi. Per cui l'idea sarebbe che lo specializzando intonazione in terapia intensiva insieme ai guardiani pomeridiani, ognuno per il proprio box, ed è per questo che in ogni box trovate un client, si dovrebbero occupare di inserire nel database tutti i pazienti che vengono ammessi in quella giornata e aggiornare la raccolta dati dei pazienti già presenti. Faccio l'esempio, dall'olio fa la tracheo, si scrive tracheo, in data 24/2. Alla dimissione, così noi avremo dei pazienti che devono avere solo l'esito finale, per cui si conclude semplicemente mettendo l'esito della terapia intensiva, cioè data e ora di trasferimento, e portando il paziente da status 2 a status 3, chiudendo magari, non so, i presidi. Se l'abbiamo estubato stanotte, lo dimettiamo stamattina, scriviamo fine della ventilazione. In questo modo, settimanalmente, uno dei tre responsabili andrà praticamente a fare un check di controllo per vedere che tutti i pazienti entrati in terapia intensiva siano stati immessi nel database, siano correttamente inseriti, proprio per cercare di mantenere una prospetticità, di mantenere una corretta compilazione. E altresì, una volta al mese, si effettuerà un controllo per fare diciamo, controllare e risolvere eventuali bias di inserimento e anche per upgradare a status 4, cioè inserire l'esito ospedaliero. Questo è importante anche perché il GIVI ti mette a disposizione dei crediti ECM, che ogni anno variano, ma che sono sia per medici che per infermieri, e che noi potremo dare. Però per accedere a questi crediti noi dobbiamo dimostrare di compilare il database in maniera corretta e siccome loro in tempo reale vedono quello che noi facciamo, è chiaro che se noi a dicembre gli inseriamo 2000 pazienti, quei crediti non li avremo mai. Quindi l'unico modo per averli è andare di pari passo e quindi diciamo stare al gioco e compilare in maniera corretta il database. Annualmente verrà presentato il report, abbiamo già preso contatti anche col comitato tecnico-scientifico in maniera magari da avere per la prima volta, la prima volta che lo presenteremo, uno di loro per aiutarci a interpretare i dati che verranno fuori dalla nostra prima esperienza. E quelli che aderiranno al progetto, cioè coloro che si impegnano nella raccolta, fermo restando che tutti aderiscono al progetto, nel senso che chiunque è in terapia intensiva deve compilare il database. È chiaro che chi magari sarà più solerte o gli piacerà di più potrebbe, ma può chiaramente accedere ai dati che vengono raccolti per qualunque cosa vuole fare un poster, vuole fare andare a un congresso, uno studio clinico attraverso l'analizzatore o attraverso anche l'aiuto e il supporto proprio del Mario Negri, previo consenso chiaramente di Andrea. E inoltre, appunto, oltre ai crediti, il ProSafe crea un sacco di eventi, diciamo, quindi convegni, corsi residenziali, corsi di statistica, cioè una serie di cose che potrebbero essere utilizzate proprio per incentivare magari il lavoro svolto, valorizzarlo con l'acquisizione di attività formative o competenze professionali. Quindi vediamo come si fa, come si mettono dentro questi dati. Shiftiamo dall'altra parte.